Inesorabile e spietata, la Spagna continuava l'opera di oppressione di un popolo giunto ormai al collasso. Ma nei vicoli, sulle pendici del Vesuvio, nelle piazze, nelle case, sottovoce sussurrato, gridato con forza, fin sul mare a Santa Lucia, al porto, dovunque, malgrado il divieto, si sentiva la voce della gente, dei commercianti, degli ambulanti, dei pescatori, dei poveri, dei mestatori, dei ruffiani, degli accattoni e delle puttane, dei giovani e dei vecchi. La voce entrava nelle vene, dava sfogo alla rabbia, apriva il cuore alla speranza e preparava la lotta armata. Serra! Serra! Un editto aveva sancito il divieto di gridare quella parola, pena l'intervento immediato della grande corte della vicaria ad Oras. Ma l'ascensione annunciata e applicata non avevano sortito effetto. A quel grido i negozi abbassavano le porte, i venditori cessavano le attività, la città si fermava come paralizzata. Il popolo manifestava la sua rabbia e riprendeva possesso della propria dignità. E così giorni e mesi passavano sempre allo stesso modo. A Piazza Mercato le attività tenevano lo stesso ritmo, ma di tanto in tanto la voce di protesta interrompeva il lavoro. Il popolo ricordava al viceré la sua assoluta insoddisfazione. Accompagnato da quella voce, la vita di Masaniello procedeva tra sogni e difficoltà. Era divenuto un giovane di 27 anni di bell'aspetto, il viso bruno e arso dal sole, gli occhi neri e vivi, i capelli biondi e lunghi gli scendevano giù per il collo, sulle spalle. Vestiva alla marinara, ma i suoi vestiti, anche se semplici, avevano qualcosa di originale che lo rendevano aggraziato. Imbarcato come mozzo in una chiatta ancorata al molo di Posillipo, era diventato col tempo un abile pescatore e riusciva con un po' di fortuna e soprattutto con il contrabbando a venire a capo dei continui e numerosi problemi quotidiani. Un giorno di domenica, mentre attraversava la piazza del Carmine per recarsi a messa, vide affacciata al balcone di una casa di fronte alla chiesa di Santa Caterina una fanciulla bellissima, con i capelli neri sciolti e affidati ad un venticello di autunno che li sollevava con grazia. Indossava una camicia da notte piuttosto corta e aderente che metteva in bella mostra forme procaci e invitanti, un seno prepotente e requieto che tentava di esplodere attraverso la scollatura generosa del corpetto intimo, le gambe lunghe su cui si adagiavano i fianchi modellati con simmetria armoniosa, le braccia tornite e sode e gli occhi grandi, luminosi e verdi che riportavano il colore delle foreste sulle pendici del Vesuvio. Masaniello rimase folgorato da quella visione. Si avvicinò fin sotto il balcone e la guardò con sfrondata impertinenza. La fanciulla ricambiò lo sguardo e all'inchino rivolto con eleganza dal giovane pescatore rispose con un timido cenno della mano. Masaniello si recò in chiesa, camminando all'indietro, con lo sguardo fisso sul balcone e su quella visione che non accennava a rientrare in casa. Conclusa la cerimonia religiosa, andò dritto dritto e deciso presso un banco di vendita in fondo alla piazza. Dietro una bancarella di frutta e verdura stava seduta una donna di mezza età, ancora piacente, malgrado forme esuberanti, che a fatica la sedia riusciva a contenere. La donna era Lucia Esposito, conosciuta da tutto il rione come Donna Lucia. Vendeva frutta e informazioni e soprattutto si prestava a raccogliere e trasferire le confidenze e le richieste dei clienti interessati alle merci più svariate, dal contrabbando alle ambasciate amorose. Donna Lucia era l'ambasciatrice di tutte le debolezze umane. Il suo banco raccoglieva lacrime e preghiere e sotto ai tavoli c'era la merce più varia. Esercitava un contrabbando non esoso. Le richieste venivano quasi sempre soddisfatte, a poco costo. Donna Lucia vendeva sogni, speranze e puttane. Era conosciuta e amata da tutti. Mentre avanzava verso il banco, Masaniello si volse e vide la fanciulla che usciva sul balcone per spolverare i panni. Lo sguardo a lungo e Donna Lucia capì il messaggio.
Stai tranquillo, Masanie. Torna stasera alla chiusura romarcata. Dopo il tramonto, ripulita la piazza dai banchi e dai rifiuti, all'ora del passaggio il giovane e impaziente pescatore bussò alla porta del basso dove abitava Donna Lucia. Lei lo accorse sorridendo, indossava una vestaglia corta e aperta su tutti i lati, con il seno immenso, quasi interamente scoperto, e le cosce che portavano ancora i segni di una sensualità che resisteva con tenacia al tempo e alle tentazioni della tavola. Si chiama Bernardina ed ha 16 anni, è la figlia di Pietro Pisa e di Adriana De Santis. Ho parlato oggi con lei. Se le tue intenzioni sono serie e vuoi chiederla in moglie, io posso farti l'ambasciata con la famiglia. Masaniello sorrise, sollevato e felice, abbracciò Donna Lucia, sentì il seno sudato sulla sua pelle, ma non si ritrasse. Lei ne fu compiaciuta. Donna Lucia, disse con enfasi, la mia vita è nelle vostre mani. Vi prego di portare a Bernardina il mio messaggio d'amore. Io tornerò nel giorno del mercato. Che Dio vi benedica. Anche a te, mio bel pescatore. Due giorni dopo, di buon mattino, Masaniello si presentò al banco. Masaniello, la tua domanda è stata accettata e gradita. Bernardina e la famiglia sono favorevoli. Può farsi aiuto. Il padre della ragazza aveva dato l'autorizzazione alla prima visita ufficiale in casa della futura sposa. L'appuntamento venne fissato per la domenica successiva sul far della sera. Allora, un saluto a tutti. Abbiamo iniziato questa presentazione del libro La conchiglia d'argento di Gianni De Seta in maniera non convenzionale, perché il professore Borriello, avendo ricevuto il tuo bellissimo romanzo storico, ci teneva assolutamente a mandarti a suo modo un messaggio di augurio. Tra l'altro, devo dire la verità, non solo io ho riscontrato che questo libro ben si presta a essere letto in qualunque contesto, ma è un ripercorrere, diciamo, un aspetto che è anche quello estetico. Il professore Borriello ha notato anche la minuzia nei particolari delle pettinature, la visione stilistica anche nel descrivere i personaggi, Donna Lucia piuttosto che anche la ragazza che Masaniello osserva, e quindi c'è una descrizione minuziosa dei luoghi, dei vicoli che sono stati, questo diceva anche il professore Borriello, descritti da una persona che è come se avesse vissuto in quei luoghi, in quel contesto storico. Quindi, a meno che Gianni non sei vissuto nel 1600, sei stato molto fedele nella descrizione del racconto. Quindi, dopo averti fatto questa piccola premessa, io ti voglio domandare proprio questo: a parte come nasce ovviamente questo romanzo storico, ma soprattutto come hai fatto a, perché sei stato veramente magnifico, non a detta di me, che io ripeto, non sono come il professore Borriello uno studioso della napoletanità, posso dire così, ma sei riuscito a interpretare davvero, pur essendo fuscaldese, un qualcosa che invece va al di là della nostra regione. Quindi come hai fatto? Si sente? Sì, si sente. Ho cercato dopo con la, diciamo, con questo romanzo, io intendevo cogliere alcune pagine storiche del mio paese in tre periodi particolari, quindi di una trilogia, per dare ad ogni buscaldese la consapevolezza delle proprie origini, fatti veri,
messo tante storie parallele per dare il senso della società dell'epoca. Quindi, tra cose vere e verosimili, l'uomo nella sua fragilità, la storia del suo mistero, le ansie di un popolo, la sua esasperazione, non solo quanto Bassaniello l'ha rappresentato, non solo per Napoli, ma per tutto il feudo del sud, perché dappertutto nel nome di Bassaniello c'è stato un sussulto di libertà. La prescrizione di un'epoca, del cuore, dei suoi contrasti, della vita, dei suoi misteri, una storia di tradimenti, di intrighi, di passione, ma anche di speranza e di riscatto, di catarsi, dalla fine anche di suicidio, ha coperto e restituito nobiltà di sentimenti da chi aveva tradito se stesso. Io penso che quello che tu stai dicendo, il fatto della catarsi, è molto importante. A parte che anche oggi è difficile riscontrare un personaggio che sia così risolutivo. E tra l'altro questo video è stato realizzato anche in una data a noi molto vicina, che è il 7 luglio 1647, Masaniello in rivolta fa tremare i potenti. Allora, la personalità di Masaniello è sicuramente una personalità controversa, perché lui è sicuramente un pescivendolo, ma è una persona che riesce comunque a interpretare quelli che sono i bisogni anche di una popolazione oppressa, una popolazione che comunque era arrivata allo stremo per le tasse, per le condizioni di vita. Io adesso non voglio fare certamente un paragone con il periodo nel quale è ambientato il libro al periodo di oggi, però io voglio riscontrare una cosa. Questo me lo ha fatto sempre pensare il professore Borriello, che tra l'altro è uno scenografo, e dice una cosa giusta riferita al tuo libro: è un romanzo vincente per molteplici aspetti storici, narrativi e non solo. Sono rimasto colpito dalla perfetta iconografia dei costumi, dei corpi, delle pettinature dei protagonisti, una sorta di trattato di moda dell'epoca, ma anche per gli aspetti scenografici dei vicoli e delle piazze. Questo è quello che lui definisce il tuo racconto, il tuo romanzo storico. Ed è un romanzo che ben si presta anche a un racconto che può venire tranquillamente trasposto ai tempi d'oggi, solo che magari non abbiamo un Masaniello, ma abbiamo sicuramente delle situazioni a livello anche mondiale, piuttosto che italiane, dove non è più forse, c'è una sorta di rassegnazione. E quindi io in questo libro invece vedo non una rassegnazione, vedo un fermento, il fermento cuscaldese, e il fermento di persone come Masaniello, ma anche come altri protagonisti del libro, che poi dopo voglio richiamare, sono effettivamente delle catarsi. Non solo Masaniello, ma anche gli altri sono delle catarsi, perché io vedo dei personaggi che cercano il riscatto. Tu puoi confermare il fatto che questi personaggi hanno comunque in sé un qualcosa che ha a che fare col riscatto? Sì, del riscatto dei briganti calabresi, che nel nome della libertà hanno rivendicato l'orgoglio dell'appartenenza e della nazionalità, del riscatto del popolo spicciolo venuto contro i baroni dell'epoca, che si sono schierati a favore di Masaniello, del riscatto del mio paese, che ha mandato 200 carabinieri per sostenere il vicere, perché invece si sono schierati con Masaniello, del riscatto della nostra idea di patria. Il riscatto dell'idea di patria, alle volte io l'ho notato anche in alcuni personaggi che hanno un cambiamento anche nel loro status sociale. Ad esempio c'è una scena, perché io comunque questo libro lo vedo in scene,
Io immagino anche addirittura questo libro come, non dico una serie TV, comunque rappresentato in un contesto visivo, perché vabbè, leggi un libro, lo immagini, io ho molta fantasia, quindi mi immagino i personaggi, però immagino che possa essere un giorno magari anche rappresentato. E questa scena, secondo me, lo dice lungo sia per quanto riguarda la poesia, ma per il personaggio. Ad Amalfi, signora duchessa, voglio rivedere i miei monti, i miei limoni, le rocce spioventi, voglio il mio mare. La vice regina si asciugò le lacrime con un fazzolettino bianco che portava ricamate le insegne della sua casa. Lo diede a donna Lucrezia, che lo portò sulle labbra. Lasciò la stanza con gli occhi umidi prima di salire sulla carrozza. Il duca chiamò il suo segretario. I messaggeri sono partiti? Sì, vostra grazia. Entro pochi giorni tutti i baroni e i feudatari del regno avranno i vostri dispacci. È l'ultimo servigio che rendo alla corona. Poi, rivolto al cocchiere, andiamo, disse, che Dio sia con noi. E quindi io vedo anche un cambiamento di quello che è il mondo visto anche da un'altra ottica. È come se uno avesse delle sicurezze, una persona che per tanto tempo ha avuto una sicurezza, e poi alla fine cambia tutto, perché nella vita cambia tutto. E nel tuo libro c'è proprio questo cambiamento. Da che le cose sembravano immutabili, io noto il cambiamento continuo. Poi non voglio parlare della conchiglia d'argento perché non voglio arrivare a... Però io voglio dire che il cambiamento è continuo. Il cambiamento del principe Donaldo, per esempio, che alla fine si innamora della Repubblica pur essendo monarchico. Il cambiamento di Dannese, che si pente del male fatto. Il cambiamento del duca, cioè di una società che capisce, coglie, riceve, modifica, cambia, ma soprattutto il cambiamento di donna Lucrezia, che è consapevole del suo tradimento, decide di morire e di buttarsi nelle acque della sua Amalfi, quasi per ritornare dentro e restituire dalla famiglia l'onore che aveva compromesso. Il cambiamento, consentimi di dire che sono Marco, sono preso, consigliato, commosso con questa recensione che premia il mio sforzo. Basterebbe questa recensione per dare senso e significato alle mie ricerche e al mio lavoro. Mi auguro che a Don Enrico, professore Borriello, mi farà dono della sua presentazione. Grazie. Grazie veramente a te, ma questo succederà, perché ovviamente bisognerà portare la conchiglia d'argento assolutamente nel luogo in cui è ambientato, quindi questo sicuramente succederà, forse anche a breve, e sicuramente il professore Borriello, come ha già detto, sarà disponibilissimo a, come dire, a starti al fianco, perché poi alla fine io penso che, come in questo caso, le cose non accadono mai per caso e dei destini si incrociano. E anche lui è rimasto meravigliato per quello che è stato leggere il tuo racconto. E anche lui, ad esempio, scrive, ripeto, del personaggio di Samuel Beckett, addirittura è stato premiato e presentato appunto come un testo afferente proprio alla fedeltà dell'ideale beckettiano. Tu stesso nel romanzo racconti di un'altra tematica che ieri, per esempio, è stata affrontata con un'altra parola, perché la parola che spesso è stata richiamata in questo festival, in questa rassegna letteraria, è stata resistenza, cosa che però è sinonimo anche, visto che è stato richiamato, di rivolta, perché è un'altra parola che comunque suscita un certo sussulto dell'anima, come la resistenza. Esistenza del romanzo che è stato ieri richiamato di Jacopo Antuono. Tu invece parli di rivolta. E io qui voglio leggere un passaggio molto bello del tuo libro che dice: tifiamo la rivolta.
Seguirono urla, spintoni e minacce. Per calmare gli animi fu chiamato un rappresentante corrotto del popolo che si schierò dalla parte dei gabellieri. E fu l'inizio della rivolta, al grido di «Viva il re di Spagna! Mora il malgoverno!» Furono presi d'assalto i palazzi nobiliari e quelli delle imposte. Le prigioni svuotate furono riempite dalle mogli dei figli dei duchi dei conti. Le violenze si susseguirono per giorni e Masaniello fu nominato capitano generale del fedelissimo popolo napoletano. Quindi, da un giorno all'altro le cose cambiano, da un giorno all'altro arriva la rivolta, perché il popolo si sveglia e toglie tutto quello che era precostituito come giusto, diciamo così, e a suo modo fa una rivolta in tutti i sensi. Quindi il senso della rivolta, anche oggi, visto che magari non possiamo entrare e buttare all'aria tutto il governo, qual è il senso della rivolta oggi rispetto a quello che tu invece scrivi decontestualizzato? Dalla fine vorrei chiamare una espressione del mio libro. Da un certo momento la rivolta diventa rivoluzione. La rivolta da una bandiera, la rivoluzione da un'anima, da un cuore, da una sua nobiltà, da una sua prospettiva. La rivoluzione che deve avvenire sempre in ognuno di noi, contro tutti. Grazie. È vero, la rivoluzione è questa. Alla fine la rivoluzione è dentro di noi. Tu parli di catarsi, l'hai detto prima, ma è una rivoluzione dentro di noi. Probabilmente alla fine la rivoluzione tu la stai facendo, perché questo libro è già di per sé una rivoluzione, come tutti i libri che poi bene o male hai anche già scritto. Sono delle piccole rivoluzioni non violente. Sono delle rivoluzioni non violente che cercano di insinuare anche il dubbio probabilmente nelle persone dentro di sé, per cercare di dire reagisci, non sei ancora morto, reagisci. È come una sorta di defibrillazione dell'anima nei confronti alle volte di una società che è ferma, è statica. E l'idea di futuri Masanielli o di un attuale Masaniello a me mi spinge a pensare che tutto è ancora possibile, fino a quando c'è la voglia, non dico di emulare le gesta di Masaniello, però di non rassegnarsi, perché una parola che secondo me è l'opposto della rivolta è la rassegnazione. E magari al sud ci si è rassegnati tante volte, invece a me capita, è capitato ad esempio rileggendo adesso il libro, perché le volte mi capita di rileggerlo pure per prendere dei passaggi che inizialmente non ho notato, e che non c'è la rassegnazione, c'è invece tutto l'opposto, c'è la voglia essenziale, come tu dicevi per esempio nella parte della bandiera, viva Masaniello, da prima sussurrata, la voce si sentiva come un'eco lontana che richiamava pagine di sangue e di fede, poi a poco, sempre più forte, più chiara, scivolava sulle pietre, attraversava i muri, entrava nelle case e nei vicoli del paese. Come, ripeto, l'idea di libertà, l'idea di qualcosa che finalmente è arrivata. L'aspettavamo, non avevamo la forza di vederla, di prenderla, ma finalmente è arrivata questa bandiera, questa rivoluzione, questa voglia della rivolta. Il senso è questo? Sì, esattamente, che ognuno di noi debba sentirsi una volta tanto nella vita ingenuo, sognatore, rivoluzionario, masaniero. Quindi ognuno di noi può essere il masaniero della situazione. Io però, prima di farti l'ultima domanda e di concludere, io questa volta ho voluto prendere, perché secondo me è giusto alle volte riprendere anche altre parti, non soltanto ovviamente del tuo libro, che ripeto è bellissimo, però mi piaceva tantissimo questa parte di Masaniello che si trova comunque sui libri, dove Masaniello dice: amici miei, popolo mio, gente, voi credete che io sia pazzo? E forse avete ragione voi. Io sono pazzo, veramente. Ma non è colpa mia. Sono stati loro che per forza mi hanno fatto impazzire. Io vi volevo solo bene e forse sarà questa la pazzia che ho nella testa. Voi prima eravate immondizia e adesso siete liberi. Io vi ho resi liberi. Ma quanto può durare questa vostra libertà? Un giorno? Due giorni? E già, perché poi vi viene il sonno e vi andate tutti a coricare e fate bene. Io non la voglio leggere tutta, è lunga ma è bella, vi consiglio di cercarla. Però c'è un senso, è come se alle volte le persone dicessero: ok, io ti do l'input, ti do l'idea di quello che è la libertà, ti dico come essere libero, magari mi segui, però poi te ne dimentichi.
perché è un po' come la, come dire, la democrazia. Noi pensiamo che le leggi siano state fatte e nessuno ce le può togliere, la libertà nessuno ce la può togliere, e però piano piano, al giorno d'oggi, io molte volte noto che tanti piccoli diritti ci vengono piano piano levati, e se non siamo attenti, non siamo dei masanielli, alle volte forse un po' pazzi, non riusciamo probabilmente a essere noi stessi, ma ci facciamo fregare da persone molte, molte volte più intelligenti, ma alle volte più furbe. Quindi quest'idea che dobbiamo stare sul chi va là, stare allerta e studiare e sicuramente documentarci. Sì, anche perché noi siamo un popolo strano, un popolo popolare, che non ha una sua democrazia consolidata. È un popolo che si lascia tentare da situazioni che poi alla fine possono diventare pericolose. Sentirsi masaniello anche nell'ambito comunale, anche nell'ambito familiare, significa far capire che si è gelosi della propria libertà. Io ringrazio Gianni De Seta, ripeto, il suo libro è La Conchiglia d'Argento, è edito da Officina Editoriale d'Acleto, lo si può acquistare sia qui questa sera ma anche online ovviamente, e presto ci sarà una nuova presentazione ma non vi diciamo nulla, però questo io lo voglio già annunciare, perché quindi non ci fermiamo qua, ma andremo probabilmente nel tuo territorio, ma dico soltanto questo, basta, posso dirlo, lo diciamo, e sicuramente ce ne andremo in campagna, questo ve lo dico perché abbiamo avuto l'invito da parte del professore Barriere, quindi andremo sicuramente in terra di campagna. Campania. Posso annunciare la data? Se non ricordo male è il 24 agosto, giusto? Ok, il 24 agosto, quindi presentazione del libro La Conchiglia d'Argento di Gianni De Seta a Fuscaldo, quindi a Sant'Antonio, perfetto. Poi vabbè, le altre informazioni le troverete ovviamente sia sulla mesiaterme.it che su Liberi TV e sulle pagine della casa editrice Officina Editoriale d'Acleto. Io ringrazio Gianni De Seta che è venuto qua fino a Nocera al primo festival letterario Terra Mia. Io spero sempre che ce ne sia ovviamente una seconda, una terza, una quarta edizione, perché i libri come quello di Gianni, ma i libri in generale, vanno letti proprio per essere liberi. I libri rendono liberi se li si legge, altrimenti purtroppo ci fidiamo di quello che ci dicono gli altri e non va bene. Grazie a tutti, buona serata, passo la parola a Nicole per i saluti. Grazie mille a Gianni De Seta per la presentazione, lo ringrazio soprattutto perché si è parlato insieme a Riccardo di piccole rivoluzioni. Io spero che la nostra, proprio nel nostro piccolo, sia una piccola rivoluzione, che però piano piano riesca a crescere e che quindi ci sarà una rivoluzione sempre più grande. Parlavamo di una seconda, terza, quarta edizione, magari, lo spero, spero che veramente questa rassegna possa diventare una tradizione per il mio paese, lo spero soprattutto per i miei concittadini, e spero che si possa avere sempre più risonanza, perché si è partito nel piccolo e spero che possa proseguire sempre meglio, si può solo migliorare. Quindi vi ringrazio tutti, adesso ci sono tutti i libri che abbiamo presentato sia nella serata di ieri sia stasera, quindi chi ha voglia di visionarli e acquistarli può venire, oppure li potrà acquistare anche successivamente contattando me o direttamente Marco con le officine. Vi ringrazio di cuore, ringrazio Don Antonio per l'ospitalità, oggi ci hanno ospitato all'aperto e quindi siamo stati un po' più freschi, anche se forse il suono è stato un po' disturbato dagli eventi esterni. Ringrazio anche l'altra casa editrice Reportage per essere stata presente. Vi do la buonanotte e spero di rivedervi tutti presto.